Che grande gioia hai regalato all'Abruzzo, che ti sei regalato, Dario? Sì, veramente incredibile, perché comunque una tappa al giro la sognavo da tantissimo tempo e oggi che non me lo aspettavo davvero. Hai coronato un sogno? Sicuramente. Che giornata è stata? Raccontacela un po'. Ma una giornata partita con il piede sbagliato, perché erano già due giorni che non mi sentivo bene. E poi sono andato in fuga per in modo abbastanza inaspettato, mi sono ritrovato lì da solo con Mattia e era molto difficile che arrivasse solo con due corridori, con un percorso così, 220 km, 230 anzi, però poco a poco siamo riusciti a prendere un po' di vantaggio, siamo andati d'accordo, abbiamo gestito bene le salite e questo finale davvero non me l'aspettavo.